Gli esemplari di SCP-013 devono essere tenuti in una cassetta di sicurezza ubicata nel sito 66. I soggetti esposti devono essere monitorati per osservare differenze riguardo alle loro reazioni all'esposizione. Tutte le differenze tra i soggetti esposti devono essere registrate e studiate. I soggetti esposti devono essere monitorati giornalmente. SCP-013 è costituito dall'insieme di 242 sigarette che mostrano le stesse proprietà. La caratteristica comune più evidente tra loro è la presenza delle parole Blue Lady scritte a mano con inchiostro blu su ogni sigaretta. I soggetti che consumano il contenuto di SCP-013 tramite inalazione cominceranno a credere di essere una specifica donna non identificata. I soggetti hanno descritto che la donna abbia tra i 25 e i 35 anni, sia alta più o meno 165 cm e che pesi tra i 50 e i 55 kg. Altri dettagli ricorrenti includono corti capelli corvini, occhi azzurri e un rossetto blu brillante. Subito dopo aver consumato una delle sigarette di SCP-013, i soggetti inizieranno a percepire il mondo come se fossero quella donna. Durante le settimane successive, i soggetti inizieranno gradualmente a percepirsi come se avessero le caratteristiche della donna e sentiranno i loro corpi cambiare per riflettere quelle caratteristiche. Tutte le modifiche sono interamente mentali, il corpo del soggetto non cambia esternamente, viene alterata soltanto la loro percezione di sé. Queste modifiche sono permanenti e irreversibili. SCP-013 è stato scoperto dopo il suicidio di Ian Miles, chiuso in una larga cassa di cartone nel suo appartamento. Una rapida ispezione dell'appartamento ha rivelato diverse centinaia di schizzi di una donna molto somigliante a quella percepita sotto l'effetto di SCP-013. Il corpo di Miles è stato ritrovato riverso sulla scrivania, morto a causa di un'overdose letale e con una nota scritta a mano, riportata sotto. Durante l'ispezione dell'appartamento di Miles, un investigatore è stato assoggettato dall'effetto di SCP-013. Un agente della fondazione infiltrato ha contattato subito il sito più vicino. Il soggetto, l'oggetto e le relative prove sono state recuperate e contenute. Sotto c'è la nota che è stata recuperata insieme a SCP-013. Non so cosa mi sia successo. La vedo dappertutto. So che dovrei sapere chi è, ma non ricordo. La amo, ma non so chi lei sia. Lei è così bella, ma non voglio ricordarla. La conoscevo, ma non so altro. Dove sei andata? Ti amo. Lei mi ha lasciato il suo fiore prediletto.